Quanti di noi credono che crediamo nell'invincibile, colui che può ogni cosa, amen? Colui che come Giosuè si presenta vicino a noi con una spada nella mano e ci dice: io combatterò per te, io vincerò per te, amen. Noi questa mattina lo crediamo, che il nostro Signore Gesù è l'invincibile, colui che ha sconfitto anche la morte, colui che può ogni cosa, in ogni modo, in ogni tempo, amen. Per questo stamattina lo vogliamo glorificare, lo vogliamo dare tutta la lode che gli appartiene, amen, alleluia.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Il sigillo dell'agnello è il sangue di Cristo, quello è il sigillo. Alleluia, dove c'è il sangue di Gesù c'è potenza. Alleluia, ripetiamolo insieme: il sangue di Gesù. Alleluia, dobbiamo essere una sola voce davanti a Dio, tutti quanti di pari consentimento. I redenti di Dio hanno una sola voce davanti a Dio. Ripetete dietro, non per retorica, ma ripetete veramente col cuore, credendo che il Signore ha vinto già. Perciò ripetete assieme a me: il sangue di Gesù ci purifica, ci libera da ogni peccato. Il sangue di Gesù ci purifica, ci libera da ogni peccato. Gloria a Dio, alleluia, benedetto è il nome del Signore, alleluia, santo è il tuo nome, santo è il tuo nome, Signore, gloria a te Gesù, alleluia. Egli per mezzo del sigillo ci dà autorità di entrare nel suo regno proprio, ci dà libertà di entrare nel suo regno, ci dà autorità su serpenti e scorpioni, ci dà autorità di cacciare i demoni nel suo nome, per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo del suo sigillo. E ognuno di noi sulla fronte ha il sigillo dell'agnello. Quando un demone vede un figlio di Dio trema, perché sa che nel il figlio di Dio è il tempio dello Spirito Santo, dove alberga l'Iddio onnipotente, l'Iddio della gloria. Alleluia, diamo un gloria a Dio, alleluia, con tutto il cuore. Benedetto e santo il Signore, gloria a Dio, Gesù. Dice così nella sua parola: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Alleluia, gloria al Signore. Voglio invitare i diaconi preposti per la dispensazione del pane e del vino, simbolo del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Alleluia, gloria, gloria al Signore. Degno è l'agnello, qual privilegio appartenere all'Iddio della gloria. Alleluia, 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 gloria al Signore Gesù. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte nostra ogni impegno, alleluia, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Alleluia, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. E il sangue di Gesù ci ha purificati dai nostri vecchi peccati. Oggi noi siamo una creatura nuova davanti a Dio. Il Signore ha fatto tutto nuovo. Tutto ciò che era vecchio è passato, non ci interessa più. Oggi è tutto nuovo. Egli ci ha purificati, ci ha sigillati col suo sangue prezioso. Gloria al Signore. Perciò, fratelli, impegnatevi, e lo dice di nuovo, impegnatevi
sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E diamo a Lui l'onore e la gloria nel nome di Gesù. Alleluia! Benedetto il nome del Signore. Gloria al tuo nome, Signore Dio, e grazie per il sangue prezioso e vermiglio che hai versato per ognuno di noi. Grazie perché ci hai redenti, siamo tuoi figli. Alleluia, gloria al Signore, gloria, gloria al nome del Signore. Benedetto il tuo nome, Signore Gesù. Alleluia. Grazie Gesù per ogni cosa che tu hai fatto per ognuno di noi, Signore. Ti sei abbassato, Signore, fino alla polvere. Alleluia, ci hai redenti, ci hai redenti. Gloria, gloria a te, Padre Santo. Sei meraviglioso, Signore Gesù. Grazie, 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 Signore. Alleluia. Ci accosteremo a questi simboli con la purezza nel cuore che solo Gesù, mediante il suo sangue, ci può dare. Noi con le nostre forze, con le nostre capacità, non possiamo. Chi può avvicinarsi a questi simboli? Solo colui che ha avuto e che ha fatto un patto con Gesù Cristo. Solo lui può avvicinarsi a questi simboli. È solo colui che in questo momento, pur non essendo battezzato, ha deciso nel proprio cuore, spontaneamente, volontarosamente, di accettare Gesù Cristo nella sua propria vita. Alleluia, gloria a te Padre. Grazie perché siamo il Tempio dello Spirito Santo e mediante lo Spirito, Signore, possiamo gridare Abba Padre, possiamo dire Signore tu sei il nostro Padre, possiamo dire a Gesù, Gesù tu sei il nostro primogenito, tu sei il nostro fratello. Alleluia, alleluia. Possiamo dire allo Spirito tu sei la vita che ci anima. Alleluia, gloria al tuo nome Signore. Benedetto il tuo nome Signore Gesù. Alleluia. Grande e degno il tuo nome, Signore. Alleluia. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per ognuno di voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Amen. Gloria a te, Signore, grazie Dio. Grazie Signore Gesù perché ti abbiamo invocato questa mattina, ti abbiamo invocato attraverso i canti Signore, abbiamo mangiato di te Signore Gesù, abbiamo mangiato il tuo corpo, bevuto il tuo sangue Signore, davvero che questi simboli non rimangano una tradizione ma possano diventare un qualcosa di solido dentro la nostra vita, che quei simboli davvero possiamo portarceli nella giornata di oggi, nelle giornate di domani e così via Signore, ricordando che oggi abbiamo ricordato il tuo sacrificio, il tuo pane, il tuo sangue, Signore. Davvero che ora tu ci possa aiutare a tenere i cuori aperti, Signore Gesù. I cuori aperti per ricevere la tua parola in questa mattina, Signore Gesù. I cuori aperti per ricevere una trasformazione, Signore, per ricevere un cambiamento, per ricevere quella gioia, quella pace, quella serenità di cui abbiamo cantato questa mattina. Che anche i canti non rimangano un qualcosa mandato all'aria, Signore, ma che diventino un qualcosa di noi, qualcosa di solido dentro di noi, Signore. Ti chiedo davvero di aprire i nostri cuori questa mattina e di benedire il pastore che ci verrà a elargire la tua parola, Signore Gesù.
ci verrà a donare la tua parola. E come abbiamo mangiato, simboli concreti, Signore, che possiamo mangiare della tua parola questa mattina, affinché ci porti quel cambiamento di cui abbiamo bisogno, di cui gli altri hanno bisogno di vedere in noi, Signore Gesù. Davvero una benedizione particolare sul pastore, Signore, che la tua mano sia stesa su di lui, Signore, affinché davvero possa essere quel canale che dal cielo arriva a noi, Signore Gesù, quel canale che tu hai messo affinché le tue parole possano arrivare direttamente a noi, Signore Gesù. Per cui ti lodo, ti ringrazio, Signore, perché anche oggi, se il nostro cuore sarà aperto, riceveremo trasformazioni in te, Signore. Amen. Rimaniamo ancora in piedi un attimo e crediamo con tutta la nostra fede che ascoltare la parola che viene direttamente da Dio è un grande privilegio. È una grande responsabilità per noi, ma è un grande privilegio perché Dio parla attraverso i suoi servi. Vogliamo ringraziare il nostro Signore Gesù che è qui in mezzo a noi, perché dice la parola che dove due o più sono riuniti, Lui è in mezzo a loro. Signore Gesù, Tu sei qui in mezzo a noi. Sei qui per consolarci, per rialzarci, per darci pace, gioia, serenità, obbedienza, santificazione. Tutte cose senza le quali non vedremo il regno di Dio. Ti vogliamo ringraziare, Signore Gesù, per la gioia che metti nei nostri cuori nonostante i problemi che possiamo avere, Signore Gesù. Ti vogliamo ringraziare, Signore Gesù, per come ci istruirai questa mattina, per come parlerai ai nostri cuori. E la tua parola ti chiedo, Signore Gesù, come sta cambiando me, Signore Gesù, quando la leggo, quando me la dici, che cambia ogni mio fratello, ogni mia sorella, quando lo ascolteranno, Signore Gesù. Che nessuno di noi esca da questa comunità, dalla casa di Dio, così come è entrato, ma che usciamo diversi, ripieni dello Spirito di Dio, della parola di Dio, dell'amore di Dio, della pazienza di Dio, della gioia di Dio, della guarigione di Dio, della salute di Dio, dell'amore reciproco fra fratelli. Grazie, Signore, perché il tuo Spirito ci sta veramente dicendo: io posso tutto in te che non puoi nulla. Noi possiamo tutto in Cristo Gesù, e attraverso il suo Spirito possiamo bruciare l'Italia e bruciare tutti quelli che incontreremo col fuoco di Cristo. Grazie, Signore, per questa mattinata. Grazie, Signore, perché oggi è il giorno che tu hai fatto e noi vogliamo essere felici in questo giorno, nonostante tutto, Signore. Grazie, Signore, perché tu eri il più gioioso di tutti i tuoi amici, Signore, dice la parola in Ebrei, e tu sapevi che dovevi andare sulla croce, ma eri il più gioioso. Noi vogliamo essere gioiosi nonostante tutto, gioiosi perché siamo dei salvati, purificati, glorificati, seduti nel Padre in Cristo Gesù. Che il Signore vi benedica. Questa mattina faremo alcune cose, accomodatevi, alcune cose speciali. Chiedo a Antonella prendere le bandiere, e Enrico. Ci sono delle richieste speciali, poi daremo il messaggio dopo, ma prima facciamo una cosa importante stamattina. Ci sono richieste che vengono da tutte le parti del mondo, mi sono arrivate da tantissime parti del mondo per pregare per Israele. Israele è sotto attacco in questo momento. Israele sta veramente sperimentando dei momenti tremendi, di là, uno di qua, uno dall'altra parte. Noi questa mattina canteremo l'inno di Israele che è la fiamma, e daremo ad ognuno di voi una lettera, la leggete dopo per favore, non sfogliatela adesso, la leggerete dopo, una lettera che mi è arrivata, che io l'ho fotocopiata, affinché voi a casa vostra preghiate per Israele. Israele sta ricevendo dei missili su Tel Aviv e su Gerusalemme, stanno chiamando e gridando allarme rosso nelle scuole, negli ospedali, ovunque, e bisogna che in 15 secondi siano dentro ai rifugi perché rischiano di essere uccisi. Non hanno attaccato loro, sono stati attaccati. Ecco perché dobbiamo pregare, perché il Signore protegga Israele, benedica il suo popolo e porti avanti il suo piano. Sappiamo tutti che queste cose dovranno succedere, perché il Signore dice che ci saranno guerre, rumori di guerre, ci saranno terremoti, ci saranno carestie e poi ci sarà il ritorno del Signore. Ma intanto noi preghiamo che il Signore protegga il suo popolo, che lo protegga
da tutti i mali. Lo dobbiamo pregare comunque. Il Signore ci dice di pregare per la pace di Gerusalemme, di pregare per la pace di Israele. Questa mattina vogliamo un attimo fare alcune cose, poi ci sarà il messaggio, ma voglio iniziare proprio per questo amore che questa Chiesa, questa comunità ha per Israele. Ci sono alcune frasi che mi sono arrivate e che voglio ripetervi. Ci sono alcune frasi che stanno incoraggiando Israele. Una è quella che dice: Innelo yanum veloishan shomer Israel. Non vacillerà, non sonnecchierà il custode di Israele. Innelo yanum veloishan shomer Israel. Il Signore è il custode di Israele. Non vacillerà e non sonnecchierà. E noi come comunità vogliamo proprio dire: Israel, Or Adonai Aleicha, la luce del Signore sia su di te, e Ani Mechabech Etchem Beshem Yeshua, noi vi benediciamo nel nome di Cristo Gesù. Questo è quello che vogliamo dire questa mattina. E ora ascoltiamo in onore del popolo di Israele, l'inno di Israele, ci alziamo in piedi e poi lo canteremo. Stamattina vogliamo veramente che sentano la nostra benedizione. E poi canteremo Atikva, la fiamma, l'inno nazionale del popolo israeliano.
Grazie Signore, perché tu ebreo fra gli ebrei sei venuto a salvarci sulla croce, Signore Gesù. E noi vogliamo onorare il tuo popolo, perché come dici tu nella parola, benedirò coloro che ti benediranno, maledirò coloro che ti malediranno. E noi vogliamo benedire il tuo popolo questa mattina, Signore Gesù. E proprio come dici, Signore Gesù, Adon Huneman Veivarech Mishemevarech et Israel, il Signore benedice tutti coloro che benedicono Israele, noi oggi siamo benedetti. E voglio terminare su questa benedizione con quello che tu dici nel Salmo, Kol rina vishua beholet tzadikim, yemin yemin Adonai osa hail. Voci di giubile e vittoria nelle tende dei giusti, la mano del Signore ha fatto meraviglie. Grazie Signore, facciamo un applauso al nostro Gesù. Possiamo accomodarci. Noi oggi siamo doppiamente benedetti. Abbiamo benedetto il popolo di Dio e il Signore ci è grato di questo, perché dice che benedirà coloro che benediranno il suo popolo. Noi abbiamo benedetto il popolo che ci ha dato Gesù, l'ebreo fra gli ebrei. E noi amiamo Israele. La frase che io dico tutte le volte, Ani Ohev et Israel, io amo Israele. Ani Ohev et Israel, io amo Israele. Questa dovrebbe essere la frase che tutti quanti i credenti dicono tutti i giorni. Ani Ohev et Israel, perché amando Israele amiamo Gesù Cristo, che è il Signore dei Signori, colui che ci ha dato la vita e ci ha dato la redenzione. Oggi continuerò con un messaggio che ho dato brevemente alcuni mesi fa. E c'è stata una frase che so che ha benedetto tanti di voi, ed è, il titolo è Nell'attesa c'è grazia. Nell'attesa c'è grazia. Isaia 30:18 ci dice, perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia. Perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia. Abbiamo parlato le scorse settimane del fatto che dobbiamo vedere il Signore in ogni cosa che ci succede, anche nelle prove. Noi dobbiamo vedere il Signore. Faccio un piccolo riassunto perché è importante per arrivare a questo messaggio. Quando Davide andava per la strada, c'era questo Simei, questo beniaminita, questa persona detta da loro che non valeva nulla, detta dai suoi soldati, che insultava Davide e gli diceva: sei un uomo sanguinario, sei un brutto uomo, gli tirava dei sassi, delle pietre, della sporcizia. Davide cosa fa? Davide lo ascolta in continuazione, e mentre i suoi soldati vanno e dicono: permettici di tagliare la testa a questo uomo da nulla, Davide risponde: no, lasciatelo dire, perché sicuramente viene dal Signore. Poi lo rincorre ancora, lo rincorre fino quasi a Gerusalemme, insultandolo in continuazione, e Davide non fa nulla. Perché? Perché Davide capisce in quel momento che senza Dio lui sarebbe stato esattamente come questo uomo diceva, un uomo sanguinario, un uomo da niente. Perché solo con Dio, solo con la consapevolezza che Dio può farci cambiare, che Dio può farci essere persone diverse, noi possiamo accettare tutto ciò che ci viene mandato dal Signore. Anche le prove, abbiamo detto. Dobbiamo vedere il Signore in ogni cosa. Dobbiamo vedere il Signore nel dono delle prove. Perché dono? Perché mentre noi abbiamo le prove, noi credenti, noi che abbiamo conosciuto il Signore, noi che vogliamo proseguire nel nostro cammino col Signore, noi lo cerchiamo, lo adoriamo, lo benediciamo, preghiamo. Perché quando le cose vanno bene, per tutti noi, di solito mettiamo il Signore nel salotto e gli diciamo: rimani seduto nel salotto, ti chiamerò io quando ho bisogno. Mentre il Signore vuole essere il padrone della nostra casa, vuole possedere tutta la nostra casa. Ecco perché c'è il dono delle prove. Abbiamo detto di vedere il Signore in ogni cosa, anche nelle offese, anche nelle prove. E dire: grazie Signore per questa prova che tu comunque hai permessa,
perché con questa prova io mi avvicino di più a te, io ti cerco di più, io ti lodo e ti benedico. Dobbiamo ringraziare il Signore non nonostante, ma per le prove. Abbiamo fatto questi due insegnamenti. Stamattina riprendo nell'attesa c'è grazia. Chiedo proprio al Signore che non ci sia uno spirito di disattenzione su nessuno, che ogni spirito di disattenzione se ne vada nel nome di Gesù, lo richiamo nel nome di Gesù. Perché la parola che viene dal quartier generale, che viene dal nostro Dio, è una parola che dà vita. Ma se noi siamo distratti e non l'ascoltiamo, non possiamo poi dire al nostro Signore: come mai non cambio? Come mai non succedono le cose che io vorrei? E lui risponde: perché sei sempre assente e disattento quando io ti parlo e non puoi sapere qual è il mio desiderio per te. Bene, questa mattina torniamo a questa frase di Isaia che per me è stata veramente importantissima, ed è Isaia 30:18: perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia, nell'attesa c'è grazia. È interessante notare come la parola fede non compaia mai nell'Antico Testamento. La parola fede non compare mai nell'Antico Testamento, ma compaia invece spesse volte nell'Antico Testamento la parola attesa. Non compare la parola fede, compare la parola attesa. Il significato originario della parola attesa, e qui vi chiedo attenzione massima, altrimenti non si comprende poi il messaggio, il significato originario della parola attesa è il seguente: intrecciare una corda debole con una corda forte. Il significato della parola attesa è intrecciare una corda debole con una parola forte. Se nei tempi passati si cercava qualcuno che stava facendo questo lavoro, si diceva: è in attesa, mentre faceva questo lavoro. E qui arriviamo noi. Le corde deboli siamo noi, la corda forte è il nostro Dio. Per questo, nel periodo dell'attesa di tutte le risposte che non arrivano, le due corde si debbono intrecciare sempre più strettamente. I tempi di questa attesa possono essere più o meno lunghi. E ora vediamo alcuni esempi nella scrittura. È stato chiaro? Intrecciare una corda debole con una corda forte. Noi siamo la corda debole, ci intrecciamo con Dio che è la corda forte. E anche se l'attesa tarda, noi comunque abbiamo grazia. Perché può essere lungo o corto il tempo, ma noi continuiamo ad intrecciare questa nostra corda con la corda potente di Dio. Lo leggo io, voi non lo leggete, ascoltate me. Giosuè, qui bisogna andare a guardare tutta la storia di Giosuè, distribuisce le terre nel paese di Canaan. Giosuè distribuisce, dà le terre ad altri nel paese di Canaan. Arriva il momento di Caleb, figlio di Jefunne, e Caleb dice questo, quello che dico io ora: tu conosci la parola che ha detto il Signore a Mosè, l'uomo di Dio, riguardo a me e a te a Kadesh Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò da Kadesh Barnea ad esplorare il paese. Sapete che lo mandarono a esplorare il paese? E io gli feci un resoconto come l'avevo in cuore. Mentre i miei fratelli, che erano saliti con me, fecero venire meno il cuore del popolo, io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcato sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre. Per sempre, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il mio Dio. Ed ora
dice: il mio Dio mi ha conservato in vita questi 45 anni, come aveva detto da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè, mentre Israele vagava nel deserto, ed ecco, io oggi ho 85 anni. Erano passati 45 anni, a 40 anni il Signore aveva fatto la promessa, non era ancora arrivata. Oggi ho 85 anni, ma sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire. Or dunque, dammi questo monte di cui l'Eterno parlò quel giorno. Per questo, dice dopo, Hebron è rimasta proprietà di Caleb fino al giorno d'oggi, perché aveva pienamente seguito l'Eterno Dio di Israele. Caleb, per avere quello che gli avevano stato promesso, ha atteso 45 anni. Eppure, in quel tempo d'attesa, evidentemente ha intrecciato la corda sua debole nell'amore di Dio, nella corda dell'amore di Dio, della sua fedeltà, ed è il risultato straordinario, come dice lui. Stessa forza, stesso vigore, stesso desiderio di seguire il Signore dopo 45 anni di attesa, ancora forte, perché aveva intrecciato la sua corda debole con quella di Dio e non aveva perso la speranza, perché sapeva che avrebbe avuto grazia in questa attesa. Che cosa avrà pensato Caleb in quei 45 anni? Pensiamo cosa avremmo pensato noi se per un'attesa così lunga o anche molto meno non avessimo visto il Signore darci quello che ci aveva promesso. Quante volte Caleb si sarà mai chiesto in questi 45 anni se avesse visto il compimento di questa promessa? Ma la sua perseveranza nell'attendere, nell'intrecciare la corda debole con la corda forte di Dio ogni giorno, ha avuto uno straordinario premio. Parte di quella terra in cui scorreva latte e miele diventa sua. Ci sono voluti 45 anni. Ha atteso, ha continuato a intrecciare la sua corda debole con la corda di Dio, ha continuato a sperare, ha continuato a sapere che c'era grazia, e ora ha chiesto che il Signore lo facesse. Cosa ha fatto il Signore? Dopo 45 anni, visto la sua fedeltà, visto che la sua corda era intrecciata con quella di Dio, nel suo amore e nella sua fedeltà, ha dato compimento alla promessa, e Caleb ha avuto la terra dove scorre latte e miele. Vediamo ora altri due personaggi nel Nuovo Testamento descritti nel Vangelo di Luca, le leggo sempre io. Simeone ed Anna. Luca 2,25 dice: ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Questo uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di avere visto il Cristo del Signore, cioè l'unto del Signore. Cristo vuol dire unto. Egli dunque, Simeone, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio. E come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, cioè presentarlo al Signore, egli lo prese fra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Simeone ha ricevuto una rivelazione divina e quindi aspetta, aspetta senza tentennamenti il momento in cui, mosso dallo Spirito, avrebbe visto ciò che gli era stato promesso. Aspetta, attende senza tentennamenti, amandolo, dando, benedicendo, che gli fosse dato ciò che gli era stato promesso, la consolazione di Israele.
Cristo Gesù. Nel tempo dell'attesa, che non sappiamo quanto sia durata, noi non sappiamo quanto sia durata l'attesa di Simeone, non lo dice la parola. Caleb 45 anni, Simeone non lo dice. Simeone intreccia la sua corda, Simeone intreccia la sua corda di uomo pio e giusto, perché era un uomo pio e giusto, ma pur sempre uomo fallibile, alla corda forte che gli offre lo Spirito Santo. Alla corda forte che gli offre lo Spirito Santo, e che cosa fa questo intreccio di corda debole e corda forte? Alla gioia di poter stringere fra le sue braccia il Salvatore di Israele, così come gli era stato promesso. A quel punto la sua attesa è finita e riceve il premio per la sua perseveranza e la sua fede nella parola di Dio. Quando Dio promette, non manca mai. I suoi tempi sono i tempi giusti. I suoi tempi sono i tempi che Lui ci vuole fare avere per farci conoscere sempre di più la sua bontà, la sua benignità e la sua gioia. Noi dobbiamo aspettare, possiamo aspettare, ma sappiamo che nell'attesa c'è grazia. E dobbiamo attendere intrecciando, non lamentandoci. Non chiedendo al Signore tutti i giorni, dammi, 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 non viene, perché non arriva, perché non arriva. Intrecciamo la nostra corda debole con la corda forte di Dio, e Dio farà sì che questa attesa sia premiata da quello che ci ha promesso. Intrecciamo la nostra corda debole, Dio è pronto ad intrecciarla con Lui, il potente, l'onnipotente. Al versetto 36, non lo leggo io, si dice: vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Asher, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni col marito. Ed ella era vedova, e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio giorno e notte, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta ella pure in quel momento, quando Simeone prende Gesù fra le braccia, lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Questa profetessa comprendeva nello spirito, pur non avendo avuto la promessa, che qualcosa di straordinario sarebbe accaduto, e il suo servizio, i suoi digiuni e le sue preghiere continue trovano una ricompensa straordinaria di poter vedere la nascita di Gesù. Il Signore la premia. Questa sua attesa, e se per perseveranza, nonostante non avesse avuto la promessa, ha avuto il premio più grande di poter vedere la nascita di Gesù. Caleb e Simeone hanno ricevuto una promessa specifica che hanno atteso con fiducia. Abbiamo detto prima, Caleb dal Signore e da Mosè, e Simeone dallo Spirito Santo. Anna è una profetessa invece che, pur senza avere avuto nessuna promessa, trascorre i suoi giorni nel Tempio, lodando, benedicendo e ringraziando, e riceve il più grande dei doni, di poter vedere Cristo Gesù. Ecco cosa porta la lode, l'obbedienza e il servizio a Dio, che diventa il servizio ai fratelli poi. E noi? C'è una domanda che mi sono fatto io quando ho preparato questo messaggio. Noi, io, abbiamo delle scelte davanti. Possiamo essere nella posizione di Caleb. Il Signore ci dice qualche cosa che ci viene confermata da un fratello. Trascorre un lungo periodo dal momento in cui riceviamo una parola ed essa si attua. Ma se rimaniamo saldi anche in questo lungo tempo che questa parola non si attua, e rimaniamo in attesa intrecciando la nostra corda debole con la nostra corda forte di Cristo Gesù, avremo grazia e una più profonda conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quando noi attendiamo, se noi attendiamo con fede, se questa attesa diventa un intrecciare di corda forte di Dio con la nostra corda debole,
noi vedremo la promessa del Signore, e in questo tempo di attesa noi lo daremo, benediremo e lo conosceremo sempre di più. Questa è la nostra possibilità. Possiamo fare come Caleb, dopo 45 anni è arrivata, ma la terra dove scorreva latte e miele è diventata sua, perché il Signore non mente mai. Una cosa personale: sono trascorsi 17 anni dal momento della nostra conversione a quella di nostra figlia. Si sono alternati momenti in cui sembrava che le preghiere non avessero risposta. Pregavamo per la conversione di nostra figlia, ma ci sembrava di non avere nessuna risposta. Poi c'erano altri momenti in cui pareva arrivare qualche debole segnale. Miriam ed io ringraziavamo il Signore, però poi tutto ritornava come prima. Altri, dove ancora il segnale sembrava forte e chiaro, per poi disperdersi di nuovo. Ma c'è una promessa in cui abbiamo sempre confidato, Miriam e Dio. La promessa del Signore che dice: sarete salvi voi e la vostra famiglia. E questa è stata proclamata al di là di quello che i nostri occhi vedevano giornalmente con nostra figlia. L'abbiamo proclamata nell'attesa, aspettandoci la grazia, finché dopo 17 anni di attesa, di proclamazione, di lode, di benedizione, c'è stata la grazia ed esplosa la sua conversione. Questo è quello che ha fatto con noi il Signore Gesù. Come si può non dire che nell'attesa c'è grazia? L'abbiamo sperimentata personalmente, la potete sperimentare anche voi. Come per Anna, molti, una volta che hanno conosciuto il Signore, comprendono che non c'è niente di più bello, non c'è niente di più meraviglioso che stare col Signore, stare ai Suoi piedi. È la cosa più bella che ci possa succedere. Non c'è ricchezza che conta, non c'è bellezza che conta, non c'è nulla che conta. Noi siamo come polvere, noi siamo vapore, dice il Signore. Fra un po', fra 50, 60, 70, 80 anni, forse non ci saremo più. Ho detto un'altra volta, chi si ricorderà più di noi? Nessuno. Solo Gesù si ricorda di noi. Noi siamo come vapore. Pensiamo di essere così importanti in qualsiasi posizione dove siamo e non capiamo che basta che il Signore tolga la mano dalla nostra che cadiamo immediatamente. Non c'è nulla nella nostra vita che valga lo stare ai piedi del nostro Signore Gesù. Non c'è nulla che sia più importante che intrecciare la nostra corda debole con la corda forte che Dio ci dà giorno dopo giorno. Quando stiamo con Lui scegliamo una vita di preghiera. E l'intimità col Signore diventa il fulcro della nostra vita. Ci consacriamo sempre di più a Lui. E ci aspettiamo giorno dopo giorno una rivelazione sempre maggiore della Sua grazia straordinaria come premio di questo percorso. Perché con i nostri occhi noi possiamo vedere spiritualmente il Dio vivente nella nostra vita. Se noi lo vogliamo conoscere sempre di più, Lui si farà conoscere. Se noi lo invochiamo, Lui ci risponderà. Se noi cadiamo, ci rialza. Se noi pecchiamo, ci perdona. Se noi non amiamo, Lui ama. Perché tutto ciò che Lui ha ce l'ha dato pienamente. Il suo amore è in noi, la sua pazienza è in noi, la sua guarigione è in noi, la sua salute è in noi, la sua salvezza è in noi, perché Lui ce l'ha data pienamente, l'abbiamo detto, nello spirito, e lo prendiamo, lo facciamo parte della nostra anima e del corpo. Tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e il loro amen. Il nostro tipo di attesa, cari fratelli e sorelle, lo dico per me, deve essere un'attesa di una rivelazione sempre più profonda di Dio. E il resto arriverà. Poi
dopo l'attesa di Caleb, c'è l'attesa di Simeone. Lo Spirito Santo gli mette nel cuore la certezza, lo Spirito Santo gli mette nel cuore la certezza che non sarebbe morto prima di avere visto il Signore. Lui vive in questa attesa, lui vive in questa attesa non lamentandosi, non chiedendo, ma attendendo, sapendo che la grazia arriverà e lui finalmente può prendere e fare braccia a Cristo Gesù. Non c'è nessuna parte della parola dove Simone chiedeva. Simone dice: Signore, quando? Quando? Lui attende, attende e questa grazia gli viene data. Nell'attesa c'è grazia. E per tutti noi c'è un'attesa alla quale tutti quanti noi sicuramente arriveremo. Ed è certa, il ritorno del nostro Signore Gesù. Il Signore Gesù ritornerà. E questa è l'attesa che è certa, certamente lo vedremo. Allora, qui c'è una cosa molto importante, che me la sono detta io, ma la devo dire anche a voi, fratelli e sorelle. Se vivremo in questo tipo di attesa, lodando il Signore, volendo conoscerlo sempre di più, benedicendolo, dandogli gloria con la nostra vita, se vivremo di questa attesa, allora veramente vivremo davvero come pellegrini su questa terra. Noi siamo pellegrini su questa terra. Ci siamo per un tempo non ci siamo più. Siamo pellegrini. E vivremo pronti ad incontrare il nostro Signore. Vivremo come le vergini sagge, che avevano olio nella loro lampada per accogliere lo sposo. Vivremo consapevoli che la nostra cittadinanza non è su questa terra, la nostra cittadinanza è nei cieli. Se noi aspettiamo nell'attesa, in questo modo, vivendo come pellegrini sulla terra, avremo veramente la risposta dal Signore, sapendo che la nostra cittadinanza nei cieli. L'attesa in sé è tale e piena di grazia, anche se una promessa non dovesse realizzarsi. L'attesa in sé è comunque piena di grazia, questa è una parte importante, l'attesa in sé è comunque una parte, comunque piena di grazia, anche se la promessa non dovesse realizzarsi. Se noi leggiamo in Ebrei 11,39, lo leggo io, dice: eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. Al versetto 38 c'è uno straordinario inciso, fra parentesi, che dice: il mondo non era degno di loro. Questo significa che se l'attesa durante la quale ci è assicurata comunque la grazia, questo significa che l'attesa durante la quale ci è comunque assicurata la grazia non ha come adempimento, cioè come finale, l'adempimento della promessa, c'è qualche cosa che ci aspetta di ancora più grande nel mondo a venire. Se non abbiamo, nonostante abbiamo la grazia durante l'attesa, compimento alla promessa, vuol dire che comunque il Signore così ha deciso, ci saranno cose meravigliose nella vita, di là, quando andremo col Signore. Il Signore sa ogni cosa e tutto ciò che fa è per il nostro bene. Qui terminiamo. Comunque e sempre, attenzione, comunque e sempre, potremo rispondere nei momenti di attesa, quando l'adempimento della promessa tarda, quando la promessa tarda, possiamo vivere comunque in questa attesa dove c'è grazia, come rispose Geremia alla domanda del Signore. Geremia, cosa vedi? Geremia rispose: vedo un ramo di mandorlo. E l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Il mandorlo in Israele
è il primo fiore di primavera. Durante l'attesa, in inverni che possono essere più o meno lunghi, più o meno freddi, più o meno desolati, la nostra risposta sia sempre: vedo un ramo di mandorlo. Perché nell'attesa della fioritura di primavera, nell'attesa di fioritura di primavera, che comunque arriverà, la corda forte e la corda debole si intrecciano strettamente e non temono più nulla fino al momento della fioritura. Quanti inverni passiamo? Quanto freddo abbiamo? Quanto gelo abbiamo nella nostra vita? Ma dobbiamo pensare che il primo fiore che nascerà sarà il ramo di mandorlo. Il primo fiore che nascerà sarà il nostro. Vediamo un ramo di mandorlo in ogni momento della nostra vita, perché quando l'inverno sarà passato ci sarà la fioritura, e la fioritura arriverà. Non perdiamoci mai d'animo, perché la fioritura arriverà e non dobbiamo temere nulla fino al momento della fioritura, perché sappiamo che dopo l'inverno viene la primavera. Da quando è stato fatto il mondo, dopo l'inverno c'è sempre stata la primavera e dopo la notte c'è sempre stato il giorno. Se siamo in un momento buio della nostra vita, e quanti ci siamo? Se vediamo sempre solo inverno nelle nostre giornate, se non abbiamo ancora toccato il tepore della primavera, attendiamo con grazia. Attendiamo con fede, sapendo che nell'attesa c'è grazia, perché la fioritura arriverà e la notte terminerà. Il freddo se ne andrà e la primavera arriverà. Questa è la promessa del nostro Signore. La primavera arriverà. Cari fratelli, care sorelle, abbiamo freddo? Siamo in un inverno nella nostra vita? Stiamo aspettando risposte che ancora non sono arrivate, che vorremmo affrettare perché vogliamo che il Signore ci risponda subito. Il Signore ti dice: aspetta, aspetta, sto preparando una cosa meravigliosa. Ti tolgo il buono per darti il meglio. Ti tolgo il buono per darti il meglio. Se hai perso qualcosa nella tua vita che ti sembrava buono, il Signore ti sta preparando qualcosa che è meglio. Attendi, 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 perché sappi che c'è grazia e hai grazia ogni giorno della tua vita. Fatevi questa domanda l'un l'altro quando avete dei momenti di difficoltà. Che cosa vedi? Io posso chiedere a Miriam: Miriam, cosa vedi? Desidero sentirmi dire: vedo un ramo di mandorlo. Romolo, cosa vedi? Vedo un ramo di mandorlo. Anche se stiamo vivendo un lungo, freddo inverno nella nostra vita. Fatevela questa domanda: che cosa vedi? E che la vostra risposta sia: vedo un ramo di mandorlo. Non c'è inverno senza primavera, non c'è notte senza giorno. Abbi fede, sappi, caro fratello, che nell'attesa c'è grazia. Intrecciamo la nostra corda debole con la corda forte di Dio e saremo forti in Cristo Gesù. Che il Signore vi benedica.